quando si arriva sul dischetto si affrontano le proprie paure. La porta è piccola, l'estremo difensore diventa enorme. Vediamo se prevale il timore di sbagliare o la voglia di vincere. Sistema la palla con cura sul dischetto. Segnare il primo rigore è fondamentale. Zero. Freddissimo alle spalle del portiere. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Cornelius sarà il prossimo a tirare. 1-1. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Ha spiazzato il portiere, no problem. Rigore calciato con grande sicurezza, deve averlo provato diverse volte in allenamento. E adesso è il turno del secondo rigorista. Spiazza il portiere, insacca. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Calcia con sicurezza nel 7. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. E così siamo sul 3-3. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Portiere spiazzato e palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Vidal si appresta a tirare il quinto rigore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il Parma deve segnare a tutti i costi. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro! C'è ancora speranza! Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. E ora chi sbaglia ha perso. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La parata che decide il match. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio. E questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. E siamo arrivati al momento della verità. Bisogna controllare la pressione, il battito cardiaco, tutto per segnare i calci di rigore. Segnare ora è importantissimo per partire con il piede giusto. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo. Per il bene della sua squadra. Il portiere intuisce la direzione del tiro. La palla però va in rete lo stesso. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Roberto Pereira tirerà il terzo rigore.
rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. Situazione di parità, 3 gol a testa. Okaka sarà il quarto rigorista della sua squadra. Spiazza il portiere in sacca. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. Chissà cosa passa per la testa del portiere. Tutta la partita dipende da lui. Segna e chiude la pratica. E si aggiudicano questa gara i calci di rigore. È stata una partita davvero molto, molto sofferta. Ora però possono festeggiare. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari e questo si è rivelato fondamentale. Dal dischetto serve la tecnica ovviamente, ma soprattutto servono freddezza, lucidità, tranquillità. È in momenti come questo che si gioca la carriera di un calciatore. Segnare il primo rigore è fondamentale. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Cristiano Ronaldo sarà il prossimo a tirare. 1-1, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Splendida parata. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Si prepara a battere il secondo rigore. Si infila nell'angolo sinistro della porta. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. E ora sono in vantaggio di 2 reti. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro, c'è ancora speranza. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e ci è riuscito. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Un rigore che vale la vittoria. Provedel è l'ultima speranza della sua squadra. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Erano veramente vicini, vicini, vicinissimi alla vittoria. Hanno buttato via tutto ai calci di rigore. Non c'è niente da fare, perdere ai calci di rigore è sempre una beffa. È il momento della verità. Siamo ai calci di rigore.
Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Filip Đuričić sarà il prossimo a tirare. 1-1. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Si prepara a battere il secondo rigore. Palo! Il portiere può festeggiare. Un'esecuzione quasi impeccabile. Qui è stato davvero sfortunato. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Caputo tirerà il terzo rigore. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Il Napoli ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Perfetta esecuzione sulla destra. Il portiere aveva intuito la traiettoria ma non è riuscito a parare. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. È dentro! C'è ancora speranza! Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Ospina. È l'ultima speranza della sua squadra. E con questo tiro ha deciso la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri. Ma bisogna segnare. Sono mancati nel momento decisivo. Non è mai...